durare sia alla qualità dei prodotti naturalmente, ma anche a quel gusto estetico che contraddistingue la Buca, che contraddistingue la grande cucina soprattutto. La Buca fa parte appunto della grande cucina toscana. Dicevamo prima 38 anni, dal 38 scusate, che è aperta, però con lui sono 30 anni. Dal 79, eccolo qui, Carmine Iovine, secondo me uno fra i più grandi cuochi pisani. Ma questo bisogna che lo dicano gli altri, insomma, poi sicuramente, insomma, la gente è 30 anni che sono clienti, da 30 anni che vengono, vuol dire che, insomma, è così. È così. Anche perché davvero non si resta sul mercato 30 anni se non si è bravi. Sì, certo. In questi tempi qui sì. Senti, io dicevo prima appunto un baluardo contro la cucina veloce, contro i fast food, contro, perdonerete, insomma, i McDonald's, il kebab, insomma, ecco, un baluardo della sana, bella, vecchia cucina toscana. La cucina è rimasta grosso modo la stessa, qualche accorgimento, ma insomma sono 30 anni che si fa grosso modo la cucina, diciamo, toscana e nazionale, però insomma si guarda diciamo, il prodotto del territorio è il prodotto stagionale che... È vero, è vero. Allora, chi vedrà questo servizio, magari anche un affezionato cliente della Buca, vedrà che qualcosa è cambiato, perché Carmine Iovine ha deciso, dopo 30 anni di Buca in via Quello, ha cambiato. Allora, siamo sempre a Pisa, naturalmente sempre nel centro di Pisa, però direi che l'ambiente è, come dire, insomma, ci siamo modernizzati, no? Si è fatto anche per dare qualcosa ai clienti, dopo 30 anni che ci... Cioè, sono cliente anche, cioè, si è cercato di fare un salto di qualità, restando sempre con la stessa cucina, i stessi prezzi e tutto, ecco, non spaventiamoci nel... No, assolutamente, anche perché di questi tempi, insomma. Soltanto che i clienti ne trovano vantaggio, diciamo, nelle sale un po' più... Un po' più ampie anche, sì. Beh, comunque resta il fatto che ci mancherà la vecchia Buca, perché poi... anni, però si è fatto sia per lavorare il personale, tutto, e per noi e per i clienti, insomma. Ecco, bravo, è una cosa su cui appunto stavo per soffermarmi, il fatto che naturalmente aumentando lo spazio, aumentando la dimensione, aumenta anche il personale, di conseguenza c'è un po' più di lavoro per qualche pisano. Andando in contratendenza di oggi, che gente cerca di limitare, diciamo, il personale, però questo è un grande atto di coraggio, sì, ce n'è voluto davvero, la volontà, cioè la passione più che altro, perché poi se non la fai con passione non si va avanti. Senti, tu sei anche quello che dicevo prima, insomma, anche uno dei portabandiere della cucina tradizionale, dello slow food, del ragionare su un piatto e non di correre, insomma, a mangiare. Questo però mi pare che da molte parti si sia perso, no? Eh sì, infatti, insomma, ora, diciamo, dei locali che puntano alla qualità, al territorio e tutto, non ce ne sia tanto. Comunque, insomma, ci sono dei colleghi che sono, certo, certamente, insomma, appassionati anche della cucina tradizionale. Ecco. Beh, allora a noi non resta che augurare buon lavoro a Carmine Iovine, al suo staff, però andiamo a sentire qualcuno che anche lui di cucina è un strenuo difensore della, appunto, della cucina tradizionale, che è Pierluigi Pampana, che è il presidente dell'Associazione Italiana Cuochi per quanto riguarda la provincia di Pisa. Ecco, come dire, su questo ci siete voi, tra virgolette, anziani che reggete, no? Meno male, guarda, cioè, anche questa è una passione, perché insomma ci si deve a tanto tempo anche all'associazione, insomma. E poi Pampana, insomma, è vero. Da tanto, E poi a portare il tuo saluto anche Umberto Moschini, che è il premio Piazza dei Cavoli, il sostenitore, il presidente del premio Piazza dei Cavoli, un premio internazionale sempre per quanto riguarda la cucina, che poi ti ha visto protagonista anche lo scorso anno, insomma, come dire, delle persone che davvero ti sono vicine dal punto di vista professionale, culturale. Moschini, Pampana e tutta l'associazione, che insomma siamo uniti. Bene, allora davvero buon lavoro, Carmine. Ed eccoci con Piero Pampana, presidente dell'Associazione Pisana Cuochi, e di conseguenza, come dire, chi più di lui può raccontarci anche la vita della cucina pisana, la storia della cucina pisana e un po' anche la storia della Buca e di Carmine Iovine, che davvero da 30 anni, come dire, ci rallegrano le nostre serate, ci danno piacere, ci danno colore, ci danno passione, che forse Piero si è un po' dimenticato, no? No,
ci rallegrano perché è una persona seria, un ragazzo che sa lavorare, veramente un ottimo professionista, si è inserito benissimo nella cucina toscana, pur essendo lui lucano, per cui per noi è veramente una gloria averlo nella nostra associazione e anche a Pisa, perché è veramente un top, veramente, sicuramente. Ecco, una cosa che piace della Buca, che piace di Carmine Iovine nella sua cucina, naturalmente, è proprio davvero la tanta passione che lui ci mette, lavorando proprio col prodotto del territorio e allargandolo, come dire, ai confini nazionali, no? Certo, ma poi è standard, non è che un giorno mangi bene, è veramente... La qualità è molto... Lineare. Poi c'è una calma particolare, non senti mai urlare, te lo dice uno che in cucina urla, sembra Pavarotti, e invece lui no. Ma questa è la prerogativa dei cuochi, è urlare, perché? Sì, ma lui no, lui veramente non esce mai dal binario, è veramente una persona eccezionale, ma non lo dico così per falsa politica, lo dico perché effettivamente è un ragazzo che merita, il nostro vicepresidente, per cui io gli auguro ogni bene a lui, alla bimba e a tutto. Senti, dove sta andando la cucina pisana? Ma secondo me è migliorata molto, ci sono delle persone che hanno si sono documentate, c'è più professionalità, diciamo. Io penso che sia una delle migliori, naturalmente con la Toscana, grazie anche ai nostri prodotti, ho sempre detto, una delle migliori che esistano in Italia. Ecco, per guardare ancora più avanti, guardando magari anche un mercato diverso da quello che siamo abituati a vedere ora, secondo te dove bisogna lavorare maggiormente? Sul prodotto, sulla qualità, sul servizio? Io penso sulla tradizione, perché come giustamente dice Sua Maestà Gualtiero Marchesi, il giovane pensa più allo spettacolo e non al piatto, al gusto, diciamo. C'è il piatto rivisitato non è mai il piatto originale, io non ho mai sentito i soliti sapori con piatti rivisitati, specialmente oggigiorno dove vanno a cercare delle cose veramente... Ecco, a proposito di questo, qualche tempo fa ci fu anche una grande polemica su Striscia la Notizia per quanto riguarda la cucina molecolare, com'è la tua opinione? No, la cucina molecolare è una cosa da ridere, da chiamare gli infermieri. Io ho assistito una sera a un corso che fa il nostro socio, che è bravino e tutto. Dopo aver fatto la cena sono andati a mangiare pane e pomodoro, pane, sì, veramente, perché morivano di fame. Perché non ha senso, proprio. Ecco, come diceva giustamente Gualtiero, pensano più allo spettacolo e non... no. Perciò viva la tradizione. Viva la tradizione, viva il cacciucco, per difendere io livornesi, figurati un po', anche con Santini che dice che carico giù, che è un piatto che è della storia, passerà alla storia come le ziglia livornese, come la zuppa pisana, come le cee, come la bistecca fiorentina, quelle rimarranno sempre nella storia della cucina. Perciò viva la Buca. Ma viva la Buca, viva la Buca, viva la cucina toscana e viva le vedette bianche. Umberto Moschini, delegato regionale per quanto riguarda l'Accademia Gastronomica Italiana, anche lui, come dire, di cucina, di cuochi, di ristorazione, direi di cultura per quanto riguarda appunto l'enogastronomia, te ne intendi? Ma insomma si cerca, è quasi 45 anni che giro e vedo, cerco di capire, cerco di studiare, cerco di conoscere, perché innanzitutto bisogna apprendere, ascoltare per poi immagazzinare e crearci, insomma, quella cultura enogastronomica che uno come me gli piace avere, ecco. Senti, noi abbiamo visto molti ristoranti purtroppo aprire e chiudere, la Buca è dal 38, se non ricordo male, che è presente sul territorio pisano da 30 anni, perciò dal 79 che Carmine Iovine la porta avanti, la guida con grande maestria enogastronomica, questo significherà pur qualcosa? Significa la serietà del conduttore, perché il ristorante la serietà è nel cuoco se anche ti titolare, e se invece non è titolare una simbiosi fra il cuoco e il titolare, perché la serietà del cuoco dà quella garanzia e quella continuità nel tempo di saper